Eccoci qui, un saluto a tutti gli amici di Milanello, breaking news dell'ultima ora, mi raccomando se non l'avete ancora fatto cliccate qui. Allora, innanzitutto diciamo che c'è stato un controllo da parte della Procura federale a Milanello, un controllo ordinario per verificare che il protocollo sugli allenamenti collettivi venga rispettato, che venga rispettato tutto ovviamente anche nella zona ristorante, camere, tutto il resto, e ovviamente è andato tutto nel migliore dei modi. Era presente soltanto che sì, che ha superato il secondo tampone, negativo, e quindi da domani può riprendere il suo allenamento con il gruppo dopo un lungo ritorno e ovviamente anche la quarantena, con però i tamponi che hanno ridotto anche le tempistiche. Quindi, ci saranno tutti all'allenamento tranne Ibrahimovic, che sappiamo è in Svezia. Ibra, che ha spaventato un po' oggi alcuni tifosi del Milan, ha twittato sui social citando appunto la Marvi, club svedese con il quale si è allenato e del quale detiene anche delle quote. Ha twittato dicendo: "Ci vediamo in campo", lasciando intendere insomma che tornerà a giocare con loro. Devo dire che molti hanno dato un'interpretazione di mercato a tutto questo. Io ritengo che sia un'ipotesi, sì, il fatto che possa andare alla Marvi. Ma il tweet di oggi non sposta nulla, non è significativo. Lui si diverte molto anche a far discutere attraverso i social con tweet spesso interpretabili e enigmatici, appunto. E dunque vediamo quale sarà il suo futuro. Ma un'altra novità importante che potrebbe accontentare un po' tutti riguarda la Coppa Italia. Sapete che Scaroni ieri, il presidente del Milan, si è dichiarato poco favorevole, anzi contrario, alla ripresa con la Coppa Italia, ritorno contro la Juventus ed eventuale finale nel giro di 3 giorni. Ebbene, la Federazione oggi e la Lega stanno studiando una soluzione diversa, con sì subito il 13 e 14 il ritorno di Coppa Italia delle semifinali, appunto, ma la finale non dopo 3 giorni, bensì un po' più avanti, e questo permetterebbe ad esempio al Milan di provare a recuperare Zlatan Ibrahimovic per un'eventuale finale. Prima ovviamente bisogna battere la Juventus, secondo me affrontarla subito, come dicevo anche nel video di oggi, può garantire un vantaggio. Siete d'accordo oppure no? Che cosa ne pensate? Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, cliccate qui, iscrivetevi al nostro canale e non perdete nulla sul mondo del Milan. Tanti aggiornamenti anche live con delle pillole e delle breaking come questa. Ciao a tutti!